Il candidato presidente per il centro-sinistra Carlo Veneziale ha annunciato le sue dimissioni da assessore in vista delle regionali e ha poi illustrato alcuni punti del suo programma. Imprenditori, docenti, giovani e sindaci nella lista di Orgoglio Molise capeggiata da Vincenzo Cutugno che per la competizione di aprile ha avviato una nuova fase. I dipendenti della SATA di Pozzili oggi in protesta dinanzi alla giunta regionale, 30 lavoratori su 70 rischiano il posto e chiedono l'intervento delle istituzioni. Nel giro di poche settimane i comitati notturni e le opposizioni al comune di Termoli presenteranno al TAR due ricorsi per bloccare l'inizio dei lavori di riqualificazione urbana. Bentrovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale di TLT Molise. Apriamo parlando di regionali, l'epoca dei tagli è finita, si apre ora una nuova stagione per il rilancio dell'occupazione. Ha sottolineato anche questo Carlo Veneziale, candidato alla presidenza della regione Molise a poche settimane dal voto. Oggi un incontro a Campobasso in cui ha annunciato le sue dimissioni da assessore. Dopo giorni di silenzio seguiti alla sua candidatura, si è presentato questa mattina in conferenza stampa Carlo Veneziale, candidato alla presidenza della regione per il centro-sinistra, con 5 liste a sostegno. L'uomo su cui in extremis Partito Democratico e Ulivo 2.0 hanno raggiunto un'isperata unità, ha aperto il suo intervento attaccando il Movimento 5 Stelle e il centrodestra di inciucio dopo l'intesa raggiunta sulle presidenze delle due Camere. Un chiaro segnale, secondo lui, di tradimento agli elettori che il 4 marzo hanno creduto in una possibilità di cambiamento. Veneziale ha proseguito parlando dei temi locali. Oggi, ha affermato, si apre una nuova stagione per il centro-sinistra unito. Il candidato accusato da più parti di rappresentare la continuità con il governo regionale uscente ha lanciato un appello ai delusi. L'epoca dell'austerità e dei tagli subiti ma non imposti può dirsi conclusa. Abbiamo rimesso il Molise in carreggiata ed è giunto ora il momento di pensare a chi è rimasto indietro. Ha poi annunciato le dimissioni da assessore regionale alle attività produttive, proprio mentre fuori dal luogo in cui si è tenuta la conferenza stampa era in corso un presidio dei lavoratori della SATA iscritti alla FIOM CGL. Presenti in sala Salvatore Ciocca e Nico Ioffredi, consiglieri regionali uscenti ricandidati alle elezioni, ma non il governatore Paolo Di Laura Frattura, la segretaria regionale del PD Micaela Fanelli e i parlamentari uscenti Roberto Ruta e Danilo Leva. Presenze giudicate forse troppo ingombranti in questo momento storico per l'uomo al quale è stato affidato il miracolo di risollevare in tempi strettissimi il centrosinistra dal risultato deludente delle elezioni politiche. L'unica esponente del Partito Democratico che ha raggiunto Veneziale è stata Laura Vennitelli, che del PD è presidente dell'Assemblea regionale, la quale ha deciso di non candidarsi alle elezioni regionali, ma di essere comunque vicina in questo momento al candidato del suo stesso partito. Il centrosinistra soffre di un'oggettiva impopolarità in Molise. Lei, ecco, è stato chiamato come l'uomo che dovrà compiere un miracolo da qui al 22 aprile. No, non credo che si tratti di un miracolo. Il centrosinistra ha subito un risultato elettorale alle politiche assolutamente non coerente con quelle che sono le potenzialità che questo centrosinistra è in grado di esprimere. Oggi abbiamo un centrosinistra che torna tutto insieme sotto lo stesso tetto, che ha la possibilità di dare risposte ai bisogni dei cittadini ed è questo il centrosinistra che proponiamo all'elettorato molisano. Diversi consiglieri regionali e amministratori hanno lasciato il centrosinistra e sono confluiti nelle liste del centrodestra. È sintomo di errori che avete compiuto in questi anni? Sono scelte di carattere personale, hanno ritenuto di fare questa scelta, scelte molto legate naturalmente a una visione personale della politica. Io sono naturalmente amareggiato da un punto di vista politico e deluso da un punto di vista personale, ma non posso esprimermi oltre. Sono, ripeto, scelte di carattere afferenti molto probabilmente alla sfera personale. E nel pomeriggio al Centrum Palace di Campobasso la presentazione della lista Iorio per il Molise e noi con l'Italia, appuntamento alle ore 17. Il movimento politico Orgoglio Molise ha chiuso l'esperienza di appoggio alla coalizione di centrosinistra retta da Paolo Frattura. Il capolista Vincenzo Cutugno per le elezioni di aprile ha avviato una nuova fase, quella che vede candidato governatore Donato Toma.
Cotugno, lei sa che le problematiche del nostro territorio sono tante. Le ha affrontate, le ha vissute quotidianamente fino a presentare la nuova squadra. In effetti serve un intervento serio, deciso e stavolta definitivo. Ma noi ci dobbiamo credere. Se ci crediamo, io sono convinto che riusciremo a rimettere le lancette dell'orologio nel verso giusto per eliminare quella che è la decrescita del nostro territorio in termini demografici, perché i nostri giovani non devono più trovare sbocco all'estero, ma quelli che vanno fuori devono poter tornare. Noi faremo una regione laboratorio delle start-up, perché i giovani sono il futuro di questa regione e noi dobbiamo dare a loro la possibilità di realizzarsi però all'interno di questo nostro territorio. Abbiamo problemi anche con i genitori, tante famiglie che comunque non hanno più il lavoro e che oggi in effetti risentono di questo periodo. Ma è chiaro, il lavoro lo produce l'impresa, non più la pubblica amministrazione, per cui bisogna puntare molto sulle imprese. Le imprese significa lavoro, significa sviluppo, significa occupazione. Noi abbiamo un territorio eccezionale. Riusciremo realmente a esprimere queste nostre potenzialità e a portarlo a livelli anche internazionali? Questo è il progetto di Orgoglio Molise. Noi dobbiamo portarlo al di fuori del nostro territorio, al di fuori dei nostri confini, perché abbiamo le bellezze, ma soprattutto abbiamo gli uomini e i prodotti per fare una cosa eccezionale di sviluppo di questa regione. La classe dirigente si deve impegnare a questo tipo di produzione, di promozione del territorio, poi lo faranno gli imprenditori il resto. Abbiamo messo in campo una squadra di giovani, di meno giovani ma con grande esperienza, di imprenditori, professionisti, gente che viene dalla società civile, gente del fare. Io sono convinto che faremo un grande risultato, ma soprattutto che il nostro progetto di sviluppo di questa regione potrà camminare sulle gambe giuste. Io sono veramente contento dell'entusiasmo che siamo riusciti a muovere e quindi io spero in un grande risultato di Orgoglio Molise, proprio perché orgogliosamente molisano, di questa terra di cui dobbiamo essere tutti quanti fieri e dobbiamo dare uno sviluppo per una speranza e per un sogno che non si deve mai abbandonare. Imprenditori, docenti, giovani e 5 sindaci sono stati inseriti nella lista di Orgoglio Molise al fianco dell'ex presidente del Consiglio regionale Vincenzo Cotugno. Il movimento di centrodestra punta a creare una sorta di laboratorio occupazionale giovanile e investire nel turismo storico e culturale. A pochi giorni dalla data delle nuove elezioni in Molise torna un presidio di lavoratori davanti la sede della giunta regionale a Campobasso. Si tratta dei dipendenti della Sata S.P.A. di Pozzilli, un'azienda dove si rischia di perdere 30 posti di lavoro su 70. Mancano pochi giorni alle nuove elezioni per individuare i nuovi assetti istituzionali della regione Molise. Ma non si fermano le azioni sindacali di protesta per vertenze mai risolte positivamente e per le varie problematiche legate alle situazioni lavorative. Ultimo, ma solo in ordine di tempo, il presidio della FIOM CGL davanti alla sede della giunta regionale a Campobasso per ricordare la delicata vertenza della Sata S.P.A. di Pozzilli, una vertenza che ad oggi non ha incassato un solo segnale positivo e che si trascina ormai da oltre un anno e mezzo con il grave rischio di perdere ben 30 posti di lavoro su un totale di 70 posti. È una situazione di difficoltà regionale dove nessuno parla del lavoro in questa regione. La vertenza Sata è una vertenza che sta durando da circa un anno e mezzo. Abbiamo fatto tanti incontri in prefettura con le istituzioni, l'ultima è stata a gennaio con l'assessore Venezia, dove sono state fatte tante promesse ma nessuna concretizzazione. Noi chiediamo oggi tre cose molto semplici:
che è quella di aprire un tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico, quindi il Presidente Frattura e l'Assessore Veneziano devono fare richiesta ufficiale al Ministero, cosa che abbiamo chiesto a gennaio. L'altra cosa è vedere se l'azienda vuole investire sul territorio, cosa che mi sembra che c'è stata una volontà a febbraio, e quindi reperire risorse per un rilancio. E l'altra, nel frattempo, di provvedere a recuperare ammortizzatori sociali, perché in questa fase qui a settembre finiranno i contratti di solidarietà e quindi l'azienda sarà costretta a settembre a licenziare 30 persone su 70. Quindi sono tre cose molto semplici, affrontabili. Se noi facciamo come lo struzzo, che rispetto alla mancanza di lavoro e alle difficoltà mettiamo la testa sotto la sabbia, penso che non affronteremo mai la questione vera di questo territorio, che è il lavoro che manca. Un'altra cosa, un altro appello che abbiamo fatto noi come FIOM già da tempo a tutte le istituzioni, a tutti i partiti politici, è quella di aprire un confronto con la Fiat di Termoli, perché qui sul territorio non c'è l'indotto Fiat e quindi può essere un rilancio per il territorio creando occupazione. Numerose le attività commerciali della provincia di Isernia sottoposte ad accertamenti da parte del nucleo antisofisticazioni e sanità. Nel corso dei controlli è stata disposta la chiusura di un deposito di alimenti per carenze igienico-sanitarie e strutturali. Le ispezioni continueranno anche nei prossimi giorni. Scontri post partita, Vastese Campobasso, il TAR Pescara sospende il DASPO per 7 tifosi rossoblù. Il TAR Abruzzo Pescara ha sospeso in via cautelare gli effetti del divieto di accesso alle manifestazioni sportive per 7 tifosi del Campobasso Calcio. Il Tribunale Amministrativo, accogliendo le tesi degli avvocati difensori Vincenzo Fiorini e Vincenzo Iacovino, ha censurato l'applicazione del cosiddetto DASPO di gruppo, evidenziando che lo stesso, per accertare la personale responsabilità di ciascuno, necessita di elementi individualizzanti, elementi che nel caso di specie mancavano sia nei verbali che negli atti allegati sulla condotta dei singoli ricorrenti destinatari della misura. I molisani di età compresa tra i 24 e i 36 anni erano finiti nei guai dopo gli incidenti avvenuti lo scorso 3 dicembre all'esterno dello stadio Aragona, al termine della partita di Serie D tra Vastese e Campobasso. Duro era stato il provvedimento adottato dal questore di Chieti su richiesta del commissariato di Vasto, divieto di accedere alle manifestazioni sportive per i successivi 3 anni. Dopo la competizione erano stati registrati a Vasto degli scontri tra le due tifoserie con il lancio di bottiglie e il danneggiamento di un'auto in sosta. Sin da subito i campobassani avevano asserito di aver subito un vero e proprio agguato dai locali che con un fitto lancio di pietre e bottiglie attaccavano i mezzi in transito per poi darsi alla fuga. Per la polizia invece erano stati i molisani, dopo aver esploso diverse bombe carta nel proprio settore, ad entrare in contatto con gli abruzzesi dopo il match, danneggiando anche l'autovettura. Ora però un nuovo risvolto. I tifosi rossoblù, dopo il pronunciamento del TAR, potranno tornare ad assistere la propria squadra del cuore in campo. Nel pomeriggio alla Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso la presentazione del progetto Apprendere, promosso dall'Associazione Talenti Artisti Molisani in collaborazione con la struttura di Largo Gemelli. L'applicazione è scaricabile gratuitamente sia in versione Android che iOS, vuole favorire la prevenzione delle malattie oncologiche e cardiovascolari, soprattutto tra i giovani. Epinforma, il mioclomo epilettico e non epilettico, il titolo del seminario di educazione continua e medicina rivolto alle professioni sanitarie. L'appuntamento nel pomeriggio di oggi alla Fonte della Storia di Castelpetroso e domattina al Parco Tecnologico dell'Istituto Neuromed di Pozzilli. A Termoli i comitati cittadini e le minoranze a Palazzo Sant'Antonio sono decisi ad opporsi al costoso progetto del tunnel sotterraneo in centro. A breve saranno presentati 2 ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale. 60 giorni di tempo per opporsi alla riqualificazione cementizia del centro cittadino di Termoli, 2 ricorsi che saranno presto presentati dai comitati civici al Tribunale Amministrativo Regionale in opposizione, uno al deliberato del Consiglio dei Ministri e l'altro contro la decisione dell'amministrazione del sindaco Sbrocca in merito all'assegnazione dei lavori in piazza Sant'Antonio. Solo pochi giorni fa dalla capitale il governo aveva dato il via libera al progetto,
pari a circa 19 milioni di euro, del tunnel sotterraneo e il multipiano interrato con riqualificazione dell'area di Pozzo Dolce, opere che dovranno essere realizzate, secondo i dettami, da Roma nel rispetto della tutela dei beni archeologici e paesaggistici, accogliendo in parte le obiezioni mosse dal Ministero dei Beni Culturali. Per il coordinamento termolese no tunnel, il deliberato ministeriale presenterebbe invece vizi procedurali per quanto riguarda l'incongruenza mostrata dallo stesso Consiglio dei Ministri, che nei fatti disattende le criticità espresse dal Ministero. I comitati hanno ancora diverse settimane per presentare il ricorso al TAR sul deliberato del Consiglio dei Ministri, definito dai sostenitori una bufala che non risolve nulla. La battaglia legale non si arresta, sono in molti ad avere idee diverse da quelle espresse dall'amministrazione comunale, una colata di cemento che per Termoli appare oggi costosa ed inopportuna. In serata alle 18.30 nella chiesa di San Francesco di Assisi a Termoli, alla presenza del vescovo Gianfranco De Luca, la concelebrazione eucaristica con la consacrazione del Sacro Crisma e la benedizione degli oli per i catechumeni e gli infermi. In questa celebrazione i presbiteri rinnoveranno le promesse sacerdotali. Le offerte che verranno raccolte durante la Santa Messa saranno devolute alla Caritas diocesana per le borse lavoro destinate ad alcuni detenuti del carcere di Larino. Anche i sacerdoti daranno la loro offerta per questa finalità in occasione del ritiro del presbiterio del mese di maggio. E nel mese del 1968 il compositore fiorentino Mario Castelnuovo Tedesco moriva negli Stati Uniti, dove era stato costretto ad espatriare. Oggi pomeriggio dalle ore 15 a Campobasso al Conservatorio Perosi sarà riproposto in un convegno il valore della musica dell'artista e la profondità del pensiero. A seguire alle 20.30 al Teatro Savoia si terrà il concerto numero 1 opera 99 per chitarra e orchestra di Mario Castelnuovo Tedesco del maestro Sergio Monterisi. E passiamo ora alle previsioni del tempo. Cielo tendenzialmente sereno oggi sul Molise, temperature comprese tra la minima di 6 gradi a Campobasso e la massima di 15 a Termoli, venti variabili provenienti da sud, calmo il mare Adriatico, valori climatici in rialzo nella giornata di domani in regione, nubi sparse, possibili leggere piogge nelle aree interne. Tornano domani pomeriggio le partite della serie di Girone F. La Nionese viaggerà alla Volta di Pineto, il Campobasso ad Avezzano. Per i rossoblù di Antonio Foglia Manzillo i playoff sono svaniti in modo definitivo. Si è improvvisamente spenta la luce in molti giocatori del Campobasso. Gli obiettivi stagionali si sono sensibilmente abbassati. Il mister Antonio Foglia Manzillo evidenzia le attuali carenze di personalità nella rosa. Quando cominci a non fare risultato, poi diventa sempre più difficile fare risultato. C'è bisogno di grande carisma e grande personalità per uscirsene da situazioni complicate. Evidentemente tutta questa personalità, non parlo di situazioni tecniche, di qualità puramente tecniche, parlo di qualità temperamentali, soprattutto poi quando giochiamo in casa, c'è bisogno, ripeto, di personalità. Evidentemente siamo carenti sotto questo aspetto, perché commettiamo degli errori tecnici, anche il passaggio più banale, quello non è perché non hai qualità, lì è perché non hai la testa, è diverso. Adesso vedo la squadra in difficoltà da un punto di vista mentale, e a quel punto è chiaro che è cambiato l'obiettivo, i playoff sono, prendiamo in giro la gente adesso se parliamo di playoff, dobbiamo fare presto a fare questi 6-7 punti, perché con una squadra così in difficoltà da un punto di vista mentale diventa inevitabilmente questo il nostro obiettivo.
La cosa positiva è che si gioca subito, perché adesso dovessimo aspettare altri 7-10 giorni sarebbe un problema. Meno male che abbiamo 3-4 partite consecutive, quindi perlomeno giochiamo e vediamo di tirarci fuori da... Ripeto, facciamo questi 6-7 punti e vediamo di farli il prima possibile. Comunque dobbiamo fare delle riflessioni. Io dopo la partita contro la Recanatese vi ho detto devo capire alla ripresa se questa squadra ha spento la luce, perché se ha spento la luce e non c'è più nulla da dare, devo fare delle riflessioni. La voglio rivedere questa partita, perché adesso da un punto di vista emozionale è anche difficile fare queste riflessioni. La voglio rivedere, voglio capire se questa luce si è spenta. Sono 7 le società sportive del Molise che hanno ottenuto dalla FIGC la qualifica di scuola calcio per la provincia di Campobasso, Le Acli e la Primavera del capoluogo, Virtus Boiano, Santi Pietro e Paolo e Difesa Grande Porticone di Termoli. Per la provincia di Isernia, l'Olympic e l'Olimpia Agnonese, unico centro calcistico di base per il calcio a 5, è la Sciamina de Campobasso. Alle 18 di questo pomeriggio al Palavazzieri di Campobasso la Magnolia ospiterà il Bologna nel recupero della 19ª giornata del campionato femminile di A2 di pallacanestro. A 36 punti le emiliane sono al quarto posto del girone guidato dall'Empoli con 40 punti. Le molisane sono invece a 22 con 11 incontri vinti ed altrettanti persi. La cestista campobassana Lorena Ziccardi in forza alla formazione di pallacanestro in carrozzina di Serie B del Rieti prenderà parte da venerdì a domenica a Padova al raduno della Nazionale Femminile di Basket in vista dei campionati europei che si disputeranno a settembre. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni, arrivederci.